Nell'area ex Agip sul lungomare di Sapri è iniziato il montaggio della maxi ruota panoramica destinata ad essere, soprattutto per le sue dimensioni, una delle attrazioni turistiche pensate dall'amministrazione comunale del sindaco Antonio Gentile per l'estate 2021. La giostra in un primo momento doveva essere installata negli ex campetti da tennis, sempre sul lungomare, ma dopo quanto accaduto durante il trasporto con i tir di tutte le attrezzature necessarie per l'allestimento della ruota, la giunta comunale insieme all'imprenditore hanno scelto questa nuova area per la delocalizzazione. I lavori vanno avanti con una grande rapidità e quindi con l'obiettivo di aprire la nuova area divertimento al pubblico al più presto. Non discuto la finalità della giostra, dice il capogruppo dell'opposizione Giuseppe Del Medico, ma l'opportunità di affidare ad un imprenditore che ha danneggiato il nostro lungomare e inquinato il nostro mare una delle parti migliori della nostra città. Non giudico se sia un attrattore o non un attrattore, potremmo aprire un discorso molto ampio. Io valuto il percorso. Se questi arrivano e in dispregio a tutte le regole del mondo, in dispregio a tutte le autorizzazioni, senza alcuna autorizzazione all'allestimento, sfondano un lungomare, inquinano un canale, ci fanno prendere un divieto di balneazione e noi dopo che facciamo? Li premiamo? Ecco, questo è il modello che a noi non convince, perché non possiamo dire a quel signore prenditi il tuo trenino e vai a casa perché hai fatto danni, ci hai fatto fare una figuraccia nei confronti di un territorio e ci siamo beccato un divieto di balneazione sulla spiaggia più importante di Sapri. Per colpa tua ci devi dare i danni di tutto quello che è successo. E noi ti premiamo sottraendo parcheggio pubblico. L'intervista integrale potrete seguirla nella nostra rassegna stampa che andrà in onda in replica dopo la puntata di oggi di 105 con gusto.